desapareció. Un evento al quale non potevamo assolutamente mancare, se ne parla ovunque, in lungo e in largo, l'organizzazione è affidata a Gabriele Vaia, quindi siamo ad altissimi livelli. Titano Arte Eventi. Titano Arte Eventi. Titarte è un sinonimo, un abbreviativo che noi usiamo per fare in modo che la comunicazione sia un pochettino più stretta. Allora, si parla di grandi eventi, voi vi occupate di quella che è l'arte contemporanea, riuscite a catturare l'attenzione del pubblico su quella che è un'arte particolare. Questa sera al Prime di Roma, Piazza Euclide, cosa sta succedendo? Sta succedendo che c'è questa artista che viene da Milano, che è conosciutissima sul mercato milanese, mentre qui a Roma ancora non ha avuto una presentazione degna di essere denominata tale. Quindi abbiamo un po' invitato quelli che sono i nostri amici, il Salotto Buono, siamo ai Parioli, insomma, anche di Roma, proprio perché vogliamo presentarla al meglio. Quindi la serata sta per iniziare, un party esclusivo, e quando si parla di personaggi che non potevano mancare, a quelli che sono appuntamenti importanti nella Roma bella, Rino Barillari, signori, eccoci. Ari, eccolo, finalmente, insomma, è un piacere intanto incontrarci, perché noi ci occupiamo del mondo della notte, cerchiamo di raccontare il mondo della notte in lungo e largo. Tu sei uno di quelli che ci ha dato dentro per tanti anni. Ma anche adesso, mica sono già 50 anni che faccio il giorno mi riposo, la notte è fatta soltanto per lavorare, amare, sognare e dimenticare. E permettimi che la storia ci insegna che si ritorna sempre al passato. È un po' come il vino, il qui presente maestro Barillari, perché col tempo non solo si migliora, ma si rimane sempre sul podio. Ma non solo, perché c'è l'esperienza, che io ho sempre sbagliato nella vita, sbagliando uno impara, e io ogni giorno che mi sveglio faccio gli esami, perché il mondo è fantastico. Dopo stare in questa società che vivi, fai la vita da miliardario senza una lira, che vuoi di più? Allora, ha già dato uno sguardo alle opere esposte dalla... Ho visto questo personaggio, è in gamba, è importante far conoscere al pubblico romano, perché il paparazzo non è fatto soltanto per fare gli scandali, gli scoop, ma è fatto anche per informare un pubblico che dà un giudizio perché è bravo. Rino Barillari, siamo nel Prime di Roma, grazie veramente per la presenza, grazie. È un ospite gradito, amato, grazie. E sono convinto che continuerà ancora nel tempo ad essere così. Grazie, un saluto a Voci della Notte. Buonanotte, sognate e vi raccomando, amate, sognate e dimenticate. La pittrice è battezzata già da tempo, che sta per uscire per i tipi della Giorgio Mondadori un catalogo molto bello con un mio testo, che non so se è bello, ma spero che sia chiarificatore del suo lavoro, di una pittrice che viene dall'Accademia di Brera e che non guarda se non a se stessa, è una pittrice che medita, non copia nessuno, e siccome è un maestro sarà copiata. Ah, quindi darà inizio ad una nuova era, diciamo, della pittura. A mio avviso sì, perché non è un informale esistenziale, non è un informale espressionista o naturalista, è una concettuale, cioè non fa opera in modo del tutto razionale, meditando su se stessa. Sono dipinti autobiografici di una pittrice che, anziché scrivere su se stessa, dipinge con la sua scrittura pittorica.
devo dire che non ha bisogno di commenti perché c'è tutto, anche di più. Luciana Gallo, questa serata è tutta per te. Siamo nel cuore di Roma e siamo con una presenza eccellente nel campo dell'arte, quella contemporanea. Stavamo gironzolando tra le tue opere e ci stiamo anche appassionando. Bene, mi fa molto piacere. Come nasce Luciana Gallo come artista e quali sono le ispirazioni per creare queste opere? Beh, io ho cominciato a dipingere tantissimi anni fa e questo tipo di percorso nasce veramente in Australia da una tesi che poi ho fatto in seguito al viaggio sugli aborigeni australiani, perché è una cosa veramente remota, ahimè, devo dire così, però nasce lì e poi continua, si sviluppa, cresce, cambia, eccetera, per arrivare oggi a fare queste cose. I sensi dell'anima, diciamo che l'anima ha un senso, anzi più di qualche senso. Tu hai tutto l'anima, se non ci fosse l'anima non saremmo qua. Ecco, come nascono effettivamente? Parliamo per esempio di questa tua opera. Ce la vuoi magari in breve raccontare come viene sviluppata dal tuo estro? Sviluppata innanzitutto da un qualcosa che io immagino sicuramente, che poi vivo, viene elaborato dalla mia mente. E così, allora, questo in particolar modo è la pecora, diciamo che allegoricamente rappresenta un po' me, quello che io mi sentivo in quel momento, cioè al centro del mondo, ma in un mio stato, diciamo, di solitudine, di riflessione, di bisogno di quello proprio. E intorno a me c'è questo mare incredibile che però ha una connessione con tutto il resto, perché questi fili fanno trasparire questa connessione. Questi fili che vengono elaborati con vari materiali, ora per esempio utilizzo altri materiali rispetto a quelli che ho utilizzato in questo momento, ed è una ricerca appunto che va sia parte da un pensiero e poi va oltre, nel senso che arriva proprio all'anima, al centro di me, alle mie emozioni. È difficilissimo parlare di queste cose. Cioè. Io devo dire che fare la pittrice è una vocazione e me ne dai una conferma, perché tutto parte dal cuore, dall'anima. Assolutamente, per me è come se fossero dei miei figli, bello. Li vivo in modo molto intenso, non so se questo traspaia, ma se non traspare lo dico, perché l'unica cosa che posso dire è questa, li vivo molto molto intensamente. Sono state delle belle parole anche dal critico d'arte Paolo Levi, che questa sera ha avuto il piacere di introdurre la serata, una bella serata nel Prime di Roma, siamo nel cuore della bella Roma by night, quindi Luciana Gallo è stato un piacere seguirti e c'è la possibilità fino al 9 di giugno di raggiungere il Prime e guardare da vicino le tue opere. Grazie a voi, grazie mille. Si desapareció en mi aparecerá.